Isola 13, Enger è stata bullizzata dalla Marcuzzi? La rivelazione shock. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul cancelletto Isola dei Famosi, il reality di Mediaset, che si è recentemente interessata al ritiro di Franco Terlizzi. Le ultime novità svelano che Enger abbia fatto delle dichiarazioni shock contro cancelletto Alessia Marcuzzi e la produzione del reality di Canale 5. Eva Enger, accuse shock contro Alessia Marcuzzi. Le novità dell'Isola dei Famosi non smettono di far parlare di loro dopo lo scandalo che ha suscitato il cannagate di Francesco Monte. Una vicenda che sta ancora tenendo con il fiato sospeso in mezza Italia dopo le rivelazioni shock di Eva Enger e di Lele Mora contro il programma condotto da Alessia Marcuzzi. L'ex manager dei VIP ha rimproverato la conduttrice del reality di non aver mai preso una posizione in merito al presunto consumo di marijuana tra i naufraghi. Inoltre Mora ha accusato Francesco Monte di essere un consumatore di marijuana con queste testuali parole: so che Francesco Monte si fa le canne, se le faceva. Non voglio accusarlo, ma lo so per certo e se dico che lo so, lo so. Ma ecco arrivare il colpo di scena. Eva Enger ha scritto una lettera al settimanale di Più dove è sembrata davvero un fiume in piena contro Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Ma andiamo a svelare cosa ha scritto. La Enger bullizzata da Alessia Marcuzzi? Eva Enger, l'attrice dei film A Luci Rosse, attraverso le pagine del settimanale di Sandro Maier, ha sputato sentenze contro la produzione dell'Isola dei Famosi, la presentatrice e la biondissima opinionista. Eva Enger ha ribadito di essere vittima di bullismo professionale in quanto la produzione la tiene lontana dagli altri naufraghi. A proposito ha rivelato di avere un camerino per cambiarsi e truccarsi esterno agli studi. Inoltre ha attaccato brutalmente la Marcuzzi rimproverando la condotta nell'affrontare l'argomento del cannagate. Ebbene sì, la star dei film per adulti ha ammesso di sentirsi bullizzata, con queste testuali parole: come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo. Inoltre ha riferito che dietro i sorrisi ed i modi gentili di Alessia si nasconde una donna piena di rabbia, dopo averla sentita pronunciare delle offese nei suoi riguardi. La madre di Mercedes Enger ha tirato una frecciatina anche a Mara Venier, dopo il suo commento sotto un selfie con protagonista lei e Francesco Monte avvenuto durante la nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, tanto da dichiarare: ti sei espressa sulla mia faccia, ma poi durante l'Isola dei Famosi ti sei scusata a telecamere spente. Ora mi chiedo, perché non ti sei scusata in diretta? Per altre notizie sull'Isola dei Famosi vi basterà continuare a seguire il sito Blasting News.